Diamo il benvenuto ai ragazzi del Cornigliano Calcio. Riccardo, ruolo difensore, anno 98. Bruno Ridato, anno 84, difensore. Tito Masurdo, anno 92, attaccante. Ragazzi, cosa ne pensate di questa collaborazione con iFit? Per una società come noi è un'ottima opportunità, perché ad esempio una serata come questa, una brutta tutto tempo, è un'ottima alternativa all'allenamento nel campo. Possiamo ritenerci fortunati ad avere questa opportunità. Questa cosa qua noi dobbiamo ringraziare la Veni, che ci dà l'opportunità di allenarci, di aiutare anche il fisico. E senza da ringraziare iFit e il Cornigliano Calcio. Ringrazio la società e il presidente soprattutto per questa opportunità che ci danno ai giocatori per mantenerci in forma. Lui è il nostro nuovo acquisto, il nostro bomber del Cornigliano Calcio, è un giocatore di categoria, di razza, ci ha voluto fortemente, noi l'abbiamo richiesto fortemente, quindi assolutamente abbiamo fatto un acquisto di valore, non solo calcistico, anche valore di uomo, morale, e sicuramente si è già integrato in pochissimi giorni con il nostro proiettore e con il nostro mister. Quindi adesso lo andiamo a lavorare, se no parlano troppo. E poi li aspettiamo domenica in campo perché ci aspetta una partita importantissima. Forza Cornigliano e viva la IFIT! Grazie. Ai microfoni di Settimana Sport, Rosario Aveni, presidente del Cornigliano Calcio. Presidente, le chiedo subito un commento su questo inizio di campionato. Ma direi con molta sincerità, siamo dove volevamo essere a questo punto, siamo matricola, quindi ne siamo consapevoli. Ed è giusto che paghiamo un po' di inesperienza sotto questo aspetto qua. Abbiamo fatto delle bellissime partite, delle bellissime gare con squadre molto forti, tutte di livello, con dei giocatori esperti. Noi abbiamo espresso un buon calcio di livello, abbiamo pagato, ripeto, la nostra inesperienza su alcuni episodi. Poi io dico sempre ai ragazzi e al mister che sono campionati che sempre più si andranno a giocare sugli episodi, sulla tensione. Sono molto contento dei ragazzi, dell'affiatamento che hanno, della collaborazione che stanno dando al mister. Ringrazio tutti perché sono molto felice di questo inizio campionato. Ecco Presidente, le chiedo anche un commento su questa collaborazione con iFit. Beh, io sono entusiasta di questa collaborazione, abbiamo cominciato con una collaborazione così sporadica, sembrava che dovesse essere interessante, invece sta diventando determinante. Noi siamo contenti di essere qua, i ragazzi vengono spesso, quasi tutte le settimane di loro spontanea volontà, una volta alla settimana veniamo a allenarci con tutta la squadra, oggi più che mai, visto che saremo una delle poche squadre che si allena, visto le condizioni climatiche, abbiamo approfittato per stare tutti insieme e fare un pochettino di allenamento, sciogliere un po' il muscolo e tanto parliamo anche un po' di calcio. Quindi io ringrazio tutto lo staff dei FIT che sono stragentili e sono molto ospitali come sempre, e noi ogni tanto siamo un po' numerosi, quindi li mettiamo un po' in crisi, ma loro sono veramente delle persone e dei professionisti nel loro lavoro, nella loro giornata di palestra. Quindi ci insegnano anche qualcosa. Grazie allo staff e alla palestra dei FIT. Grazie dal Cornigliano Calcio. Ecco, questo appuntamento in palestra certamente può completare la vostra preparazione, gli allenamenti per le partite. Assolutamente, noi abbiamo fatto un pochettino di prova all'inizio del campionato, se poteva essere troppo dispendioso anche dal punto di vista dell'energia, invece i ragazzi hanno risposto bene, anzi con entusiasmo vengono, ripeto, di loro spontanea volontà e comunque una volta a settimana completiamo i nostri due allenamenti che svolgiamo al CIVE, li veniamo a completare qua con una parte meno aerobica, più fisica, ma i ragazzi sono stati molto disponibili, anzi direi che sono grati un po' a questa società, a questa palestra che ci ospita e ci dà la possibilità di fare un pezzo della nostra preparazione anche qua in iFit a Cornigliano. Credo che ne beneficiamo tutti. Grazie Presidente. A voi.